io mi sono venuto per aiuto, vuol dire che io vengo aiuto a te e tu mi aiuti a me, e non si pareva né a te né tu a me, e che tu soldi che ci stavi avasteva a me e avasteva a te. Il progetto della Banca del Tempo di Francavilla al Mare sta crescendo e per questo motivo l'associazione Kairos, che sta portando avanti con dedizione ed impegno questa ambiziosa iniziativa, ha voluto incontrare la cittadinanza e gli amministratori per esporre il presente e il futuro della Banca del Tempo. Attraverso questo particolare istituto di credito, il cui capitale non è la moneta, ma le ore di tempo libero delle persone, si vuole cercare di creare una comunità solidale, coesa, che riesca con le proprie risorse a sopperire alle problematiche sociali. Ed è così che Kairos sta già pensando al domani con un nuovo progetto che ampli la portata e le funzioni della Banca del Tempo. Da 6 mesi abbiamo attivato la Banca del Tempo ed è stato un successo. Ora ci stiamo già proiettando nel futuro. Questa sera abbiamo presentato un nuovo progetto, Fondo Francavilla Solidale, e abbiamo chiesto all'istituzione di istituire un fondo per distribuire soldi alle persone in momentaneo disagio economico. Il fondo dovrà essere, come dire, costituito dalle varie istituzioni, comune, regione, fondazione, e invece noi cittadini metteremo a disposizione il nostro tempo. Alla presentazione del progetto della Banca del Tempo hanno assistito anche il sindaco di Francavilla Antonio Luciani e gli assessori regionali al bilancio Silvio Paolucci e alle politiche sociali Marinella Sclocco. Tra le deleghe del mio assessorato c'è la delega al tempo libero e al tempo liberato. La Banca del Tempo, se ben regolamentata e ben usata e strutturata, può davvero dare grandissime soddisfazioni, così come succede nelle altre regioni. La prima cosa da fare è quello che ho chiesto questa sera alle associazioni presenti che si occupano della Banca del Tempo a livello locale, di poter scrivere insieme a loro una piattaforma, un regolamento e magari anche una legge che possa appunto dare l'input e il via a questa esperienza in tutti i comuni.